Anatocismo, Ius Variandi e Usura, e questo è il convegno organizzato dall'Asso CTU insieme all'Università La Sapienza di Roma, in cui sono stati trattati i temi dell'anatocismo e dell'usura bancaria, oggetto in questi anni di rilevanti interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno significativamente modificato il quadro giuridico di riferimento nei procedimenti civili e penali. In questi giorni i consumatori avranno ricevuto il conto corrente di fine anno e si saranno resi conto della difficoltà che incontrano nella lettura del conto corrente. È un numero enorme di pagine dal quale devono trarre le notizie sul rapporto che loro hanno intrattenuto nel corso dello scorso anno con la banca. Questa criticità dei rapporti con le banche viene oggi praticamente discussa in questo convegno. Il convegno si occupa di usura, si occupa di anatocismo, si occupa di ius variandi, organizzata dall'Asso CTU, l'associazione che riunisce il CTU dei tribunali, congiuntamente alla Sapienza. Abbiamo qui raccolto presso la Facoltà delle Comunicazioni i maggiori esponenti giuridici, i maggiori tecnici per confrontarsi su questo tema. Io trovo molto interessante questo convegno, perché grazie appunto a questo convegno voluto fortissimamente come tema e come organizzazione dal dottor Marcelli e dall'Asso CTU, siamo riusciti a metterci assieme avvocati, tecnici contabili e magistrati, soggetti che normalmente viceversa nelle aule dei tribunali si scannano e che finalmente in un ambiente così imparziale quale può essere quello di un convegno scientifico proposto da un'associazione che tende a porsi al di sopra delle parti dal punto di vista della neutralità rispetto alle controversie, possono finalmente riuscire a dialogare, perché è solo da questo dialogo che noi possiamo poter trovare la verità nella difficilissima giurisprudenza dei rapporti bancari.